immaginano quanto sarà bello camminare qui di sera, di notte nei prossimi mesi, penso a maggio, a giugno, a luglio, che si potrà stare a mangiare, a pranzare, a prendere un gelato fuori, in riva al mare, ascoltando il suono del mare. Questo faremo, adesso dobbiamo mettere a punto un piano della mobilità, ovviamente, che sostenga le persone che vengono qua anche dalla provincia, dalla regione, tutti i turisti, rafforzare i parcheggi e rivedere alcuni dispositivi di transito alle spalle del lungomare. Si è parlato di dare continuità a queste iniziative, che cosa vuol dire? Le iniziative sono tantissime, adesso abbiamo Maggio dei Monumenti, le prossime iniziative siamo tutti impegnati, soprattutto l'assessorato alla cultura e al turismo, ma anche allo sport, di fare una serie di iniziative importanti a maggio, poi anche quest'estate, insomma, Napoli sarà piena di iniziative e stiamo già rafforzando le idee per il lungomare, per fare molte cose anche qui insieme agli operatori. Ho convocato una riunione per la settimana prossima dove verranno i ristoratori del Borgo Marinari, del Consorzio Partenope, tutte le categorie, perché vogliamo decidere insieme a loro tutte le iniziative per il rilancio di questa straordinaria parte della città. Buongiorno. Spalle che va rivisto, nel senso, finita l'America Scap dobbiamo rivedere il passaggio di Piazza Municipio, stiamo rivedendo qua via Chiaia, vogliamo vedere Riviera di Chiaia, vogliamo vedere Chiatamone, insomma là ci ragioniamo, però il lungomare è uno spettacolo così, francamente non... Ma infatti è un potenziale qua, la tutti che ne pensi? Io credo che portate la credibilità del... Poi considerate, qua passerà la pista ciclabile, una corsia. Io sono rimasto incantato l'altra sera, andate a fare un giro di sera con la luna, il suono del mare, cioè io quella cosa non me la potrò mai. Se uno chiede ai ragazzi di questa città, avevano dimenticato il mare, lo vedevano solo di passaggio. Qua nasceranno una serie di iniziative una dietro l'altra, perché qua avremo già gli imprenditori, ho visto proprio il messaggio, è cambiato completamente, cominciano anche loro a ragionare, adesso mi chiamo l'artista che suona il sax, quello che mi fa la musichetta, quello che mi fa una iniziativa, quell'altro così, quell'altro così. Ovviamente poi ci aiuta molto la chiusura dei cantieri della metropolitana, il lavoro che stiamo facendo, per esempio che noi dobbiamo fondere tre aziende del trasporto pubblico, fare il discorso anche col privato, insomma, tutto questo porterà capitale. Allora sai, se tu inizi a rafforzare il trasporto pubblico, le persone vivono di più la città di sé, ci vuole pure del tempo, non è che un giorno si fa tutto questo, il parcheggio, parcheggio Morelli, bisogna evitare le speculazioni dei parcheggiatori, cioè è tutto un insieme. Ma non ci dimentichiamo l'operazione di legalità, cioè qua erano tutti i posteggiatori da musica, la sì. Cioè non è che... Devi chiedere permesso a loro per camminare. Per camminare, non chiedete permesso a loro. Bravo, una cosa terribile. Siamo municipali. Se noi delimitiamo queste zone, le chiudiamo, è finito. Non c'è più, devono scavalcare le aiuole. Piano piano, insomma, voglio dire, guarda, questa è un'operazione, insomma, di grande impatto e di grande forza, perché, ripeto, non è stata una cosa liscia. Fine dei lavori della pista ciclabile, io sono convinto che sarà un successore, perché a Napoli non si è mai andati in bici, mai, e io sono convinto che sarà un successore, ma le salite vanno da sopra, ma la pista nostra, guarda, che inizia a Bagnoli, finisce a Garibaldi, sono 20 km, tutti pianeggianti, poi ovviamente dovremmo fare altro tratto fino a San Giovanni, quindi sono complessivamente 30 km pianeggianti, chiaro, pandalvomo, nel momento in cui tu metti la gratuità della metropolitana e la funicolare con la bici, è risolto. Metti nella funicolare, certo. Signor Sindaco, complimenti. Grazie. Io l'anno scorso ho fatto il bagno al nostro Lido Mappatera, già era molto pulito. Le analisi mi hanno detto che il mare è... Io sopravvivo, è trascorso un anno. Io quest'estate farò qua. Ma sicuramente ci troveremo allora. Complimenti per la sicurezza. E anche per tutta questa organizzazione. Speriamo siamo molto... Mi piace il lungomare. Quindi rimarrà così il lungomare? Sì. Voi che bene? Speriamo, mi piace. Speriamo che non sia caotico. Io sono il di fuori. Dobbiamo licenziare le persone.